sono loro che dovranno ricordare nel futuro quello che è successo. Oggi abbiamo la presenza della signora Paoli, che il padre purtroppo è stata una vittima. E quindi mi stava dicendo, io sono una delle quasi delle ultime superstiti che può ricordare che c'era. E dopo i ragazzi infatti racconteranno anche la loro storia. Ecco ragazzi, potete ricordare, potete dirlo ai vostri compagni, a tutti quelli che non ci sono oggi, cosa è successo e cosa non deve più succedere, assolutamente. Questo lo dobbiamo per loro, per tutti quelli che hanno sofferto tantissimo. Quindi grazie ancora di essere tutti presenti e lascerei subito la parola ai ragazzi del liceo artistico. Inizia con Alessandra. Prego Alessandra. Sono passati molti anni prima che io capissi davvero. La scuola certo non ci aiutava, censurando completamente la tragedia collettiva occorsa nelle terre di Istria, Fiume e Dalmazia. E d'altra parte, molti dei testimoni diretti, gli esuli fuggiti in massa dalla dittatura del maresciallo Tito e dal genocidio delle foibe, riuscivano a raccontare, rassegnati a non essere creduti. Ciò che durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale era accaduto in decine di migliaia di nostre famiglie, restava un incubo privato da tenere solo per noi, perché al resto degli italiani non interessava. Eppure era storia nazionale. Anche i miei cari sparsi per l'Australia, mi sembravano quasi irreali. Figure fantastiche che immaginavo mentre imbarcati sulla nave toscana lasciavano Pola per sempre, via verso l'ignoto. Ogni ritorno porta con sé un dolore. Così per molti anni a Pola non tornammo più. Ma dentro di me intanto lavorava il richiamo delle origini. Cresceva il desiderio che ogni donna, ogni uomo ha di sapere da dove è venuto. Così come tanti miei coetanei, ho iniziato a ripercorrere l'esodo dei nostri padri, in senso inverso. Intanto il Novecento è diventato 2000, l'Europa una casa comune sotto il cui tetto abitano popoli un tempo nemici. E i giovani d'oggi, da una parte e dall'altra, sognano un mondo nuovo, segnato dalla pace e dal progresso condiviso. E noi, i figli e i nipoti dell'esodo, noi nati al di qua, che ruolo abbiamo in questo mondo che cambia, ma che non deve dimenticare? Tocca a noi, dopo il secolo della barbarie, tenere alta la memoria, non per recriminazioni o vendette, ma perché ciò che è stato detto, stato fatto, non avvenga mai più. Se il perdono, infatti, è sempre un auspicio, la memoria è un dovere, la via imprescindibile per la riconciliazione. Non è vero che rimuovere aiuta a superare, anzi, la storia dimostra che il passato si supera solo facendo i conti con esso, e da esso imparando. Addio Pola, addio Fiume, e addio Zara. I racconti sono spesso uguali. In una gelida giornata di bora, in un silenzio irreale, rotto solo dai singhiozzi, la nave si staccava dalla riva, che era sempre più lontana. Da laggiù, la tua casa, la tua stessa finestra, il campanile, diventavano già quel dolore del ritorno che mai sarebbe guarito. Da cosa si scappava? Dai rastrellamenti notturni, dalle foibe, dai processi sommari, dai massacri perpetrati in quelle regioni d'Italia, dai partigiani jugoslavi, nell'autunno del 1943 e di nuovo dal maggio del 1945, cioè a guerra finita, quando il mondo
già festeggiava la pace. Se nel resto d'Italia il 25 aprile a portare la liberazione erano gli angloamericani, nelle terre adriatiche facevano irruzione ben altri liberatori e iniziava il terrore. Da Gorizia, Trieste, fino giù a Zara, i colpi alla porta con il calcio del fucile preannunciavano l'ingresso dei titini e il rapimento dei capi famiglia, centinaia ogni notte. Poi sparirono anche le donne, persino i ragazzini. Condannato, si legge sulle carte dei processi, farsi. In realtà, fucilati a due passi da casa, gettati vivi nelle foibe. Tanti nel mare, come una pietra al collo. Da questo si fuggiva. Ma dove? In Italia povera, da ricostruire. Anche solo un parente in una città lontana era l'ancora di salvezza. A Milano, La Spezia, Ancona, Venezia, Roma, Taranto, sorsero villaggi Giuliano D'Auti, quartieri di Esuli, anche campi profughi, più di 100 in tutta Italia, ex manicomi, ex carceri, caserme dismesse, dove le famiglie si trovarono scaraventate in un nuovo incubo. Pensate, pensiamo cosa significhi. Comunità spezzate, tessuti sociali frantumati, improvvisamente non più i colori della propria terra, ma miseri accampamenti dove restano i rami. Le coperte appese a fare da parete tra una famiglia e l'altra. Qualcuno impazzì, qualcuno, svuotato dalla propria identità, si tolse la vita. Molti morirono di crepacuore, così morì mia nonna. Al loro arrivo presero loro le loro impronte digitali come fossero delinquenti. A Trieste, nel magazzino 18, restano le masserizie degli esuli, ma nelle case di ognuno di noi c'è un magazzino 18 personale e anche io il mio. È un grande specchio della casa di Pola, partito anche lui con l'esodo. E mi piace pensare che su quella superficie si riflettevano i volti dei miei nonni, di mia madre bambina, delle persone di cui mi parla sempre. Grazie Alessandra. Nel frattempo volevo ringraziare anche la presenza di Don Francesco, che alla fine dirà qualcosa anche lui. E permettetemi anche tutti gli assessori, i consiglieri, gli europarlamentari, Isabella Travagliere, vice sindaco, che sono tutti presenti, la testimonianza è più che tutta l'amministrazione è qui presente. Grazie. Adesso la parola a Giulia. Volevo dirvi una cosa ragazzi, noi siamo qua, lo sapete sicuramente, però lo dico, perché in queste case sono stati accolti gli esuli. Grazie alla lungimiranza del senatore che è sindaco emerito Rossi. È stato, quando gli è stato chiesto la possibilità di accogliere gli esuli, ha subito messo a disposizione le case, tutti gli accolti. È stato ha visto lungo perché poi devo dire che Busto, grazie all'accoglienza che abbiamo fatto, è stata ripagata molto bene. Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette. E mi ricordo, faceva freddo, l'inverno del 47, e per le strade un canto di morte, come di mille martelli impazziti, le nostre vite imballate al meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca, come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza. Dicevi, non avere paura. E mi ricordo di un uomo gigante, dalla sua immensa tenerezza, capace di spricciolare montagne. A lui bastava una carezza. Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava. Fermo, davanti alla finestra, fissava un punto nel vuoto e diceva, ah, come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia. Ah, che male che fa aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare. Sono venuto a cercare mio padre in una specie di città.
cimitero, tra masserizie abbandonate e mille facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino, quel che rimane di un esodo ora riposa in quel magazzino. Quando domani, in viaggio, arriverai sul mio paese, carezzami, ti prego, il campanile, la chiesa, la mia casetta. Fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero, e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichiamo. Adesso l'Istituto Verri, Annalisa dell'Istituto Verri. Foiba di Bassovizza. O tu, che ignaro passi per questo carso forte ma buono, fermati, sosta su questa grande tomba. È un calvario con il vertice sprofondato nelle viscere della terra. Qui, nella primavera del 1945, fu consumato un orrendo olocausto. A guerra finita, nell'abisso fummo precipitati a centinaia, crivellati dal piombo e straziati dalle rocce. Nessuno ci potrà mai contare. Avidità di conquista, odio e vendetta congiurarono e infierirono contro di noi. Essere italiani era la nostra colpa. A gettarci nel baratro furono torme di invasori, calati nella nostra terra sotto l'influsso di una malefica stella vermiglia. Per viltà gli uomini non ci hanno reso giustizia, ce l'ha resa Dio, accogliendo i nostri spiriti purificati da tanto martirio. O tu, che ora non più ignaro scenderai da questo carso, ricorda e racconta la nostra tragedia. Riccardo. Istria di Beppi Nider. Pietre, argenteo fremito di frondosi ulivi, conche bionde di messi e verdi di prato. Pietre, gelide ed infuocate, sitibonde pietre, cammucchia il curvo campagnol paziente cercando terra. Terra sanguina che tinge di rosso ma denti volti di povere macchine umane, che rompe la pelle, che brucia le occhiaie, infossate dalla fatica. Pietre, che il mare accarezza, che il mare percuote, che leviga il mare. Pietre, velate di pini che cercano la linfa entro le rocce. Pietre, cunicoli fondi dipinti di morte, irte foibe abissali, percosse d'urla inumane. Istria, terra di pietre e di vento, terra d'odio e d'amore. Istria, terra del nostro dolore. La storia di Bruna, dal Ristria al rione Giuliani e Dalmati. Bruna Paoli, dopo l'istituzione del giorno del ricordo, ha cominciato a raccontare la sua storia. Viveva a Parenzo, in Istria. Un giorno d'autunno del 1943, suo padre Giuseppe venne chiamato in comune per degli accertamenti, ma fu rinchiusa in carcere con il fratello. Il 5 ottobre, con gli altri 20 italiani, fu gettato in una foiba. Lo hanno spogliato e gli hanno legato le mani con il filo spinato. Chi abitava da quelle parti raccontò di aver sentito tutta la notte urla strazianti. Alcuni mesi dopo, le autorità recuperarono i cadaveri e la madre di Bruna riconobbe il marito. Cominciò per Bruna un periodo difficile. La famiglia resta senza casa, distrutta dai titini durante le loro azioni contro gli italiani. Nel frattempo l'Istria è annessa alla Croazia. A scuola Bruna è costretta ad imparare il croato, ma sognava l'Italia, in particolare Trieste. Con la fine della guerra e la cessione dell'Istria e della Dalmazia alla Jugoslavia, comincia il doloroso esodo degli italiani da quelle terre. Bruna, con i suoi fratelli, arriveranno in Italia nel 1959, sfuggendo a tutti i controlli. Trascorre alcuni mesi nel campo profughi, quindi ottiene la cittadinanza italiana. Nel 1967 si trasferisce a Buscarsizio, nel villaggio Giuliani Dalmati, nel quartiere Borsano. In una recente intervista ha dichiarato: «La guerra e l'odio razziale mi hanno derubato di mio padre e dell'infanzia. È stata una tragedia dalla quale ho imparato a guardare l'altro come un prossimo che dobbiamo aiutare».
Grazie. Adesso conclude Don Francesco. Cosa? Vabbè. Grazie. E volevo ringraziare anche la loro presenza, man mano che li vedo, l'Avvocato Osa e Franco Montalto per gli Alpini, che sono sempre presenti in mezzo a noi. Prego, Don Francesco. Sì, grazie. Soltanto un pensiero che arriva sicuramente dalla commozione dell'intervento fatto da questi ragazzi, commovente, la commozione di un parroco che ha imparato a conoscere la gente che qui vive e alcuni testimoni, ho incontrato alcuni testimoni che ormai non sono più, che mi raccontavano la loro avventura, la raccontavano con le lacrime agli occhi come se fosse accaduta il giorno prima. E invece sono passati più di 75 anni. Quando mi raccontavano queste cose, me le raccontavano ancora piangendo, come se fosse successo il giorno prima, e in realtà sono passati ormai molti anni. Allora prendo delle parole che non sono mie, ma sono del Santo Padre, che avrete sentito in una recente intervista in TV. Dice così: è importante conoscere la storia, è importante studiare la storia, perché la storia è quella maestra che ci ha insegnato che le ideologie non sono mai la strada che guida e protegge la dignità dell'uomo, ma l'unica cosa che protegge la dignità dell'uomo, ne salvaguarda la vita, sono la cura per se stesso, la cura per gli altri, la cura per il creato. Io penso che la strada che ci indica il Papa, che ci indica il Santo Padre, sposi benissimo con gli insegnamenti che la storia, qualche volta duramente, ci sta dando. E allora, mentre commemoriamo, ricordiamo chi non è più e chiediamo l'intelligenza di non commettere più gli errori che sono già stati commessi. Grazie. Grazie, Don Francesco. Solo lei può chiudere oggi, ed è giusto che sia così, signora Poli. Però volevo fare un ultimo ringraziamento di cuore veramente alle scuole, alla liceo artistico, al liceo Verri, agli insegnanti e dirigenti che sono sempre vicini in questi anni, che ci hanno sempre aiutato a coinvolgere i ragazzi. Quindi grazie veramente di cuore per il lavoro che fate a scuola anche per queste cose. Signora. Sì, grazie. Allora io volevo ringraziare tutti di essere qua. Sono momenti per me questi difficili, un ricordo così importante, così tragico, diciamo. Da ricordare a tutti, come ha detto prima lei, che non succeda più. E ringrazio la signorina che prima ha detto tutto giusto, quindi non c'è bisogno di dire niente. Grazie a tutti. Ecco, basta. Grazie, grazie mille signora. Non vogliamo fare un applauso solamente ai ragazzi e alla signora che sono venuti. Grazie ancora a tutti, grazie alla vostra presenza. Signora, scusi, vuole... Venite, ragazzi. Venga, signora, facciamo... Venga, venga pure. Grazie ancora.